Ciao amici nottambuli, stanotte parliamo di thriller, una storia vera e brutale, quindi cerco di non essere ironico come negli altri video, un enigma che nemmeno il più bravo sceneggiatore al mondo poteva immaginare, quindi cambio sottofondo musicale per l'occasione. Il film è Il mostro di Firenze di Cesare Ferrario, 1986. La storia di uno dei serial killer più feroci di tutti i tempi, 8 duplici omicidi, ai danni di coppiette che si appartavano in auto, di notte, nelle campagne fiorentine, mutilando le vittime femminili. Vi anticipo già che il film, secondo me, non vi piacerà se non conoscete la vicenda. Prima di vederlo, bisogna documentarsi un bel po'. Io la storia del mostro di Firenze già la conoscevo, questo film l'ho visto 2 volte, la prima non mi è piaciuto, ieri l'ho rivisto e l'ho apprezzato molto di più. Non vi piacerà nemmeno se vi aspettate un thriller con lo schema narrativo dei film anni 70 sullo stile di Dario Argento, perché Ferrario ha un modo tutto suo di affrontare la vicenda. Poca azione e molta descrizione psicologica. Vengono comunque ricostruiti tutti i delitti, ad eccezione del 1983, perché ai danni di una coppia di maschi, probabilmente considerato dal regista come un errore dell'assassino, quindi fuori contesto. I delitti meglio descritti da Ferrario sono il 1985, 68 e 74, perché probabilmente sono quelli cruciali da un punto di vista investigativo, gli altri sono più sbrigativi. Il film apre con l'ultimo episodio dell'85, in una rappresentazione davvero ad alta tensione e ben ricostruita. Il regista usa la stessa location del delitto, la piazzola degli Scopeti, vicino San Casciano, e anche dalle foto originali della scena del crimine di allora, facendo un confronto, non c'è dubbio che si tratta dello stesso luogo. Girare lì di notte, a pochi mesi di distanza dal delitto, per truppe e attori penso sia stato parecchio inquietante. Per quello che riguarda la ricostruzione degli altri delitti, non sono sicuro che siano state utilizzate le location originali degli omicidi. Non essendo un esperto, non posso nemmeno dire se le dinamiche degli omicidi proposte da Ferrario corrispondono al vero, ma la verità in tasca non ce l'ha nessuno, e comunque da un punto di vista cinematografico la resa è perfetta, e le musiche di Paolo Rustichelli sono un vero capolavoro, supportano le scene benissimo e tirano fuori la giusta dose di terrore. Il film può essere diviso in 2 parti, la prima con Leonard Mann nei panni di Andreas Ackermann, scrittore che lavora ad un libro appunto sul mostro di Firenze. Ackermann è ossessionato dalla ricerca della verità e immagina di continuo quali possono essere le motivazioni che spingono il serial killer a trucidare le coppiette. Si reca sulle scene del crimine e attraverso la sua immaginazione il regista propone i flashback dei delitti. Nella seconda parte è protagonista l'attore Federico Pacifici, nei panni del mostro, sempre per come viene immaginato da Ackermann. Lo scrittore immagina un assassino di famiglia benestante, impotente, con una madre premurosa che da bambino ha vissuto un trauma dovuto alla visione dei vizi sessuali dei genitori. Quello che descrive il regista è un identikit un po' banale, ma potrebbe pure essere così nella realtà, sicuramente per l'elemento dell'impotenza. Pacifici interpreta benissimo il personaggio con uno sguardo enigmatico, anche se c'è qualche incongruenza con una frase durante il film riguardo il mostro, la normalità è il suo nascondiglio, ma Pacifici con quello sguardo fisso si vede lontano un miglio che ha qualcosa da nascondere. Comunque il suo personaggio è sicuramente più interessante rispetto a quello di Leonard Mann. Poi sono tutte incongruenze pienamente giustificate, in questa vicenda fin dall'inizio si brancolava nel buio, non si è mai capito che direzione prendere. Ognuno aveva e ha la sua visione dell'assassino, poi negli ultimi anni sono nate innumerevoli teorie sulla sua identità e quando si fa un film del genere il primo problema è quale teoria scegliere. All'epoca del film c'erano meno soluzioni a disposizione e il regista adotta come soggetto il libro del giornalista Mario Spezzi. Questo film piacerà quindi sicuramente a chi è propenso a credere che il primo delitto del 68 sia stato commesso per motivi passionali da un marito tradito e ferito nell'onore, e i successivi omicidi della serie da un altro individuo che, assistendo per caso, nascosto tra i cespugli della prima scena del crimine, si impossessa dell'arma, gettata a terra dal marito della prima vittima, e diventerà poi il mostro di Firenze. Poi anche per questa teoria ci sono tutta una serie di sottoteorie diverse che conosco,
Per ognuna ha ipotizzato un preciso maniaco con nomi e cognomi, ma non le sto ad elencare, perché qui voglio parlare di cinema. Dico solo che poi, negli anni 90, verrà accusato Pietro Pacciani, interpretato da Massimo Sarchielli nella fiction di Antonello Grimaldi, molto più efficace a livello mainstream rispetto a questo film, ma la teoria proposta nella fiction non mi convince tantissimo. Reputo molto più convincente la tesi di Ferrario, che poi secondo me differisce già parecchio dalla tesi di Spezzi. Probabilmente Ferrario dal libro ha preso solo quello su cui era più d'accordo. Per il regista, qui l'assassino si nasconde nella normalità del benessere, a differenza di altri gialli tratti da storie vere, come Girolimone il mostro di Roma con Nino Manfredi. Lì l'assassino si nascondeva nella normalità di un ambiente povero ed era proprio lo scemo del villaggio. Qui l'autore sceglie una precisa visione dei fatti, anche perché proporre più teorie nello stesso film sarebbe stato sicuramente più complicato. Per alcuni delitti c'è qualche incongruenza con le vicende reali. Per quello dell'82 a Baccagliano non viene usata una Seat 147 come nella realtà, ma mi pare un Fiat 124. Strano, perché all'epoca era un'auto che si poteva reperire facilmente. Vi consiglio il Blu-ray in versione integrale con tutti i delitti. Fate attenzione, perché esiste un'edizione DVD tagliata di alcuni omicidi, perché nell'86 i familiari delle vittime non erano d'accordo all'uscita di questo film, che venne censurato in Toscana. La versione integrale è 1:40 mi pare, la cut è 1:25 circa. Non vi consiglio questo film se vi aspettate un thriller standard alla Dario Argento. Lo troverete noioso, non c'è assolutamente splatter, è un film molto lento, visionario, contemplativo. Soprattutto per il personaggio di Leonard Mann. Non aspettatevi nomi e cognomi, il regista rimane vago sull'identità del serial killer, che non viene nemmeno sfiorato dalle indagini. Quindi il finale è inconcludente, come del resto questo enigma nella realtà. È invece un film adatto agli appassionati della vicenda in questione, o comunque aperti al thriller in tutti i suoi stili. Film consigliato, ma non per tutti. Per finire, riguardo le teorie su questa incredibile vicenda, secondo alcuni, il film Maniac del 1980 potrebbe aver influenzato Il mostro di Firenze, ma di questa pellicola ne parlerò in uno dei prossimi video. Ci sentiamo alla prossima, ciao amici nottambuli!